La prima questione, siamo in una rete, Magfest, in un'altra rete, Magdalena, crediamo che siano reti e network per l'incentivare e l'empowerment della creatività femminile a teatro. Per noi la prima questione da cui oggi la questione è la creatività teatrale e l'autorialità a teatro, in quanto donne, in quanto uomini, l'empowerment, che questioni pongono, che apriamo questo campo. Tutti questi temi sono visti attraverso, cioè noi ci facciamo portatrici anche di quelle che sono interrogazioni che vengono da un campo molto sviluppato, che è quello della storia delle donne, dal pensiero, dalle culture femminili e femministe, e dai luoghi di interrogazione, che in Italia sono pochi, la Società Italiana delle Storiche, la Società Italiana delle Letterate, il pensiero che viene dall'estero, di gender dance theater, la filosofia femminista. Anna Maria Cecconi ha una formazione di filosofa, mentre io ho una formazione da storica. Sì, però ti diciamo perché quello che a me, uno dei commenti degli spettatori che più mi è piaciuto, una spettatrice, è stato quando ha detto: perché quando noi seguiamo il vostro lavoro, noi riconosciamo, spettatori, la vostra competenza, la vostra grande competenza, ma di fronte al mistero a cui voi additate, diciamo, quello naturale intorno, noi e voi a un certo punto come se siamo allo stesso livello, e questo a me, diciamo, mi commuove, perché mi dà la dimensione che c'è un mistero che passa, che riguarda gli esseri umani, e attraverso la forma del teatro. Ma tutte le volte che mi sento che il teatro, diciamo così, ribadisce se stesso, come cioè, penso che deve essere sostenuto come una riserva, no? Tutto questo sì, però mi intristisce. E quando lo spettatore, la spettatrice si scorda del suo ruolo in quel momento, ma si sente che tutti sono sotto una questione, allora diciamo, ora magari lo fa pure un grande autore di teatro, sicuramente, quando uno va a teatro, non è che dico, per carità, però per dire la gerarchia, insomma, no? Questa voglia anche di non essere però ingabbiate, di non essere, certo, codificate, certo, che ci piace questa esplorazione. Allora questa però è una cosa che va molto, che richiede, cioè non c'è una risposta definitiva, ma mentre parlavo ho riflettuto a questo, che comunque se tu fai sempre, se tu ti dici siccome io sono streller e quindi tu metto la firma e quindi basta che tu vieni a scena mi riconosci, questo però può essere anche invece una mancanza di coraggio quasi, di esplorare nuove strade, di non essere, cioè, e non solo di firma di stile, ma anche ma la firma di stile, scusate, io non è che sono. Ma no, ma è anche un discorso di non responsabilità, di crescita del pubblico. Allora Giulia Carina, perché prima quando Anna Maria ha detto della signora che ha incontrato stamattina, che era maestra, siccome io pure ho fatto la maestra per 40 anni, allora io ho pensato che in fondo, perché mi sono assunta, perché pure io ero un'attrice, mi sono trovata a fare. Ah, davvero? Questo è incredibile. Mi sono ritrovata a fare la regista, no? Mi sono ritrovata a fare la regista, e mi tocca, dicevo, ogni tanto dico, no, a me mi tocca sempre fare la regista. Però è anche vero che andiamo all'incontrario, cioè che è come che il ruolo anche di essere assunzione di responsabilità, sì, quella che fa la regista, è un po' come quella della maestra. Cioè è un discorso di, certo, come dice abbiamo schiso responsabili di altre persone, lei intende del pubblico, lei poi del pubblico, del mio gruppo, cioè non solo nel senso della maestra. Mi ha colpito tantissimo l'idea della riflessione sulla biografia personale e sull'importanza del contesto. Non solo, ma il contesto che ti legittima in un qualche modo a un possesso di un mezzo artistico. E lo faccio partendo dalla mia biografia personale, cosa che alle volte mi dà un po'
mi mette a disagio parlare direttamente di me, però in questo caso lo trovo assolutamente pregnante, perché io sono figlia di emigranti, i miei genitori da Salerno vanno a Milano, io nasco e cresco a Milano, non parlo il loro dialetto, loro in casa parlavano solo dialetto. Sono riuscita a ricostruire le radici attraverso il teatro. Abbiamo avuto Edoardo, ma non solo Edoardo, papà era appassionato di Edoardo, quindi attraverso lui io riprendo quella comunicazione, quella tradizione che mi era stata negata. Di lì però inizio a vedere tante figure femminili molto forti, tipo Popella Maggio, tipo Regina Bianchi, tipo Concetta Barra, che non rientra nel propriamente in ultimamente Isa Danieli, cioè ultimamente nella scoperta personale Isa Danieli. E, per me è stato una doppia legittimazione, una legittimazione di appartenenza ad una determinata tradizione, ad un determinato maniera di vivere, e anche una filiazione artistica semplice, e riscoprire poi queste figure femminili così forti da non farsi, da non cedere il passo a figure maschili così forti. E l'esempio più calzante è quello di Concetta Barra. Concetta Barra è lei che dà la tradizione, è lei che dà il nome alla compagnia. Il figlio riprende quello che lei fa, ma la sua sperimentazione è talmente forte che tuttora, rivedendo quello che ha fatto, lei non solo in quanto donna è riuscita a carpire un'autorialità, ma anche a imprimere una tradizione ripresa poi dal figlio. E niente, no, mi sono trovata assolutamente in questa cosa. Poi vabbè, riprendendo il... E questo sta anche non solo nella scelta di tradizione. Tu hai fatto un percorso che è scelta di tradizione, l'hai guardato, cioè, come mondo tutto, cioè nel sud, al femminile, in generale, in quel modo lì, c'è un percorso attivo di scelta di tradizione. Cos'altro volevo dire? E niente, no, poi riprendendo le casualità, riprendendo il lavoro su Annibale Ruccello, è il fatto che lui stesso dica: in Italia non abbiamo una drammaturgia nazionale, non esiste, io mi appello alla drammaturgia napoletana e mi confronto con quella, mi ha trovato molto in sintonia con lui. Cioè io non riconosco, comunque non sento mia una drammaturgia nazionale, sento molto mia una tradizione partenopea. Grazie. Ancora uno o due interventi, qualcuno, perché poi dobbiamo lasciare la sala. I'm so sorry for you, because I understand. For me, speaking two languages would have been very difficult, but I'm sorry, because I understand the language as well. But I'm glad that you changed that. When I see your three directors there, and then also Edith Gray, I see myself in all of them. I can be the fascist I really can, and I can also be the wonderful, open, everybody have a go. What I've been thinking about a lot is the very first Magdalena, which we had 28 years ago. Se volete traduco io, perché dice Gilla che lei, se pensa a queste tre definizioni, può veramente essere tutte e tre quei tipi di regista. Può essere il regista veramente fascista che dà ordine e basta, come può essere questa idea di regista aperto che ha a cuore l'accoglienza. Però le è venuto un ricordo che all'inizio del Magdalena, the very first naive festival 28 years ago. Il primo festival 28 anni fa. Very naive. Molto naive. Was 3 weeks long. Wow. The first week was for the public. La prima per il pubblico. And the second 2 weeks
35 women from 25 countries work together to make a performance. Ah, e le altre due settimane 35 donne da 25 paesi diversi lavorano insieme per fare una performance. Very collaborative. Was a disaster. But what was interesting was it was very obvious that everybody was looking to me to direct. Però era molto ovvio che tutte le partecipanti facevano carico a lei di far regia. Contavano sul suo essere la regista. In this situation. And the only thing I knew or could feel so strongly was that I had to do exactly the opposite. L'unica cosa che avevo la certezza, profondamente, che dovevo fare esattamente l'opposto. I had to let the disaster happen. It's a disaster. And not put my signature. E non mettere la mia firma su questa cosa. Because if I put my signature on it, the responsibility for the future was only with me and not with this thing I wanted to become much bigger. E se mettevo la responsabilità solo su di me, la responsabilità per il futuro di questa cosa che era Maddalena, se metteva la sua firma, sarebbe stata solo sua, e invece sentiva che per il futuro di Maddalena doveva essere molto più grande la responsabilità.